Salvini, io non voglio pagare 20.000 euro al mese ad un parlamentare con le mie tasse, stupo. Rimango in video. Ti presenta quando ha fatto la pubblicità di Italia 5 Stelle. Si dice come si non qua chilo cosa, parevano carra romana. E si va detto, ma monta una pedana in legna, ma ci mettere la da te. C'era volantino pure a volare così. Io ma fa. E avrei soltanto se il peso mantiene sulla sedia, capito? Però è spezioso, si fa tra la bandiera mobile, guarda, è troppo bello. Invece la rimane in coppa all'inghiere, cioè la bandiera che bandanzia lei, tu hai... Fai due, una di rimane... è una mobile. Bravo, è una mobile. Mi è dispiaciuto che non è venuto con tutti i Renzi a Napoli, nelle preparati cartelli. Io mi ero preparato a parlare... No, mi ero preparato i cartelli proprio... Fax. Ma là secondo me... Non ha approfittato di quella situazione comunque che per era indubbio che venisse. Sì. State rovinando una generazione. Dimezzamento, sempre in attesa.
Pasta Barella nelle corsie. Trasporto gratuito per gli studenti, potenziamento, trasporti pubblici, più corsie, più mezzi, RC Auto, regionale, videosorveglianza con controllo dei roti tossici e spezzamenti illeciti, sgravi fiscali ai ristoratori che utilizzano prodotti agroalimentari campani. Scuole libere da amianto, nuovo piano edilizia scolastica, tagli alle tasse universitarie, ripristino dei fondi tagliati ai disabili e dei posti in semiconvitti, distretto del riciclo, mai più ecoballe di inceneritori, termovalorizzatori, più spiagge libere, più costa balneabile, depuratori che funzionano. Spazi e servizi gratis alle imprese utilizzando gli immobili in disuso della regione, tirocini per i giovani direttamente nelle aziende, riqualificazione energetica per ospedali, mezzi pubblici, trasparenza, registro comune degli appalti pubblici, stop alle nomine politiche dei dirigenti pubblici, accesso solo con bando pubblico, sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, terreni della regione e cittadini disoccupati, ai cittadini disoccupati. Questi sono i punti qualificanti, cari cittadini, per quanto riguarda il nostro programma. Non aspettiamo altro che l'assenso attraverso il vostro impegno di un voto deciso il 31 maggio. I recenti sondaggi di opinione parlano chiaramente.